Direttore, anche quest'anno il Brodetto Fest è stato un festival dai grandi numeri. Ci sono state grandi presenze, tanti gli eventi e il buon gusto ha imperato sul lungomare di Fano, dobbiamo dire così. Ebbene, qual è il consuntivo dal suo punto di vista? Grandissimo successo, nonostante durante i primi due giorni non ci sia stato un tempo diciamo proprio ideale. A parte la gara nazionale delle zuppe di pesce che ha sempre registrato il pienone nel nostro Palabrodetto, numeri importantissimi sono derivanti anche da tutte le attività collaterali. Abbiamo avuto più di 500 bambini che hanno usufruito del nostro Brodetto in Kids, più di 200 persone che sono salite sulla nostra barca del Brodetto Boat, non so quante tonnellate di pesce erogato, soprattutto nella parte, nello spazio del Brodetto Bro. Solo sabato abbiamo registrato oltre 2000 coperti, quindi numeri veramente impressionanti. Talmente tanto impressionanti, vi lancio una chicca per il prossimo anno, che stiamo pensando non solo di rendere più grande, più accogliente, più bello il nostro Brodetto, magari ampliando l'offerta della gara delle zuppe di pesce a livello nazionale, ma stiamo cominciando a pensare di, e probabilmente lo faremo, una gara a livello internazionale. Quindi le persone che sono venute da tutta Italia per assaggiare anche un piatto di Brodetto ci obbligano a alzare ulteriormente l'asticella, alzare la qualità e ampliare l'offerta. Presidente, questa mattina il Lido è quasi semideserto, è una giornata feriale, ma due giorni fa era veramente gremito di gente. Sabato non si passava sul lungomare Simonetti, grazie al Brodetto Fest. Il Brodetto Fest da 22 anni è diventato uno di quelle eccellenze della città, è un grande motore di promozione di questa città e lo fa non soltanto con una ricetta, non soltanto promuovendo il lavoro dei marinai, il lavoro dei pescatori. Brodetto Fest ormai coinvolge tante aziende, tante persone della città, e vedere quello che è accaduto al Lido di Fano sabato e domenica ci dà solo grande soddisfazione, perché abbiamo servito migliaia di brodetti e non solo. Grande successo anche di alcune delle novità, una delle quali era proprio lo spazio vongole, dove sono stati serviti migliaia di piatti non solo a base di vongole. Poi i numeri, vedremo quali numeri verranno snocciolati, però abbiamo servito anche dei piatti, per noi è cosa molto importante, della tradizione della nostra città, della tradizione della ristorazione della nostra città, quella più povera soprattutto, perciò non solo vongole allo spazio vongole, ma abbiamo proposto anche tanti piatti della Fano marinara e della Fano gastronomica, perciò la soddisfazione vedere migliaia di persone che facevano la fila per mangiare questi piatti può essere solo una grande soddisfazione.